Ok, eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo secondo video di oggi della Mod Vita da Gangster. Siamo qua con Franklin. Come abbiamo visto nel primo video, abbiamo fatto la bellezza di 1246 dollari partendo da zero. Oggi pomeriggio si è presentata una situazione veramente incredibile. In pratica c'è un fight club dove se noi riusciamo a vincere 10 round contro persone normali come noi, l'ultimo round ragazzi ce lo fanno fare contro Mike Tyson con una vincita di 10.000 dollari se riusciamo a stenderlo. Quindi un ottimo guadagno per poterlo investire come stavamo facendo prima, no? In erba, in cocaina e altre cose. Quindi ragazzi non vedo l'ora, io sono carico. Franklin viene già da parecchi combattimenti, è in forma e penso che possiamo battere Mike Tyson, non c'è nessun problema. Comunque siamo sempre qua in questo covo dove stanno i families. Non sta succedendo niente di che, sembra che questo posto nessuno lo conosce, nessuno ha la vaga idea che qualcosa si può fare qua dentro. E quindi ragazzi è sempre tutto a posto. Qua come procedono le cose? Lo so, è un po' tardi. E niente ragazzi, lasciamoli stare qua, andiamo a questo fight club e vediamo se comunque riusciamo a fare i primi 10 round per poi scontrarci contro Mike Tyson. Ok. Oh, state attenti qua, se c'è qualche problema contattatemi subito. Subito. Ho la radio con me. Ok. Ah, sentite, se qualcuno cerca qualcosa, dite che al momento non abbiamo niente. Perché veramente non ci abbiamo niente. Abbiamo solo 4 grammi di erba, non ci facciamo niente. Ok. Perfetto. Usciamo ragazzi, dai, andiamo a fare soldi. Controlla bene tu, mi raccomando. A dopo. Guarda che vado a battere Mike Tyson e poi te lo dirò. Perfetto ragazzi, vai. Possiamo uscire. Ok, sono le 17.04. Qua come sempre abbiamo la Mercedes AMG GT Mensori. L'ho lavata come vedete finalmente. Eccola qui. Sempre targa Franklin, Miami. Ah no, ok, un po' sporca lo è ragazzi. Però dai, rispetto a come lo era nel primo video, va bene così, ci accontentiamo, ok? Perfetto. Andiamo subito a questo incontro. Vediamo anche se c'è Mike Tyson soprattutto. Comunque c'è stato riferito che lui è venuto qua perché non so cosa doveva fare ragazzi, però si è fermato in questo fight e comunque è lì appunto per sfidare le persone. Quindi tranquillo. Perfetto, mettiamo il punto. Ok, 1,16 km. Dobbiamo ancora tirare un po' questa Mercedes. Ragazzi, dobbiamo ancora farlo. Perché questa spinge. Spinge veramente. Questo è il minimo che posso fare in queste strade. Però come vedete, corre. Quindi figuratevi se la testiamo in autostrada. Ok, facciamo pure un po' di drift, già che ci siamo. Yeah, bello. Beh, diciamo, ci accontentiamo anche di questo. Carino, stavo per distruggere un palo. Andiamo qui. Ok, grazie mille. Allora, dovremmo essere arrivati ragazzi, vediamo un po'. Sì, vedo già una macchina. Vediamo un attimo, mi voglio fare un attimo il giro, dai, perché se c'è la polizia qua è finita. Ok. Sì, facciamoci il giro largo. Ok, andiamo di qua. Vediamo se c'è Mike Tyson veramente. Ok. No, qua sembra non esserci ancora. Ok ragazzi, qua non c'è ancora Mike Tyson, però questa qua è sicuramente la macchina sua. Per forza ragazzi, una Mercedes. Non so neanche che Mercedes è questa, ma è veramente bella. Facciamo una cosa, mettiamo la nostra macchina qui. Ok, così va bene. Tac. Qua sopra, bella ragazzi, cattivissima questa Mensori. E vediamo un attimo se si fa vivo Mike Tyson. Eccolo là ragazzi, è arrivato Mike Tyson. Non potevo sbagliarmi, la macchina era sua, la Mercedes. Wow, Mike Tyson in persona. Complimenti. Si è fatto un po' vecchio, ma la paura c'è sempre.
È Mike Tyson, ragazzi. Potrebbe nasconderci qualcosa. Potrebbe essere ancora forte. Quindi cerchiamo un attimo comunque di non abbassare la guardia con lui. Guardatelo con i suoi bodyguard. La gente è già qui che l'ha visto, gli sta facendo le foto. Vediamo se c'è il tatuaggio. Ce l'ha, è proprio lui, grandissimo Mike Tyson. Aspettami qui. Aspettami qui, che tanto sarò io a vincere. Vai ragazzi, andiamoci a fare questi 10 round. E vai, poi ci scontriamo contro Mike Tyson e ci prendiamo una grossa quantità di cocaina con quei soldi. Buongiorno, sono pronto. Ok ragazzi, qua già si parte, eh? Non appena siamo dentro. Ok, eccolo qua il primo, eccolo qua il primo. Oh, c'è anche uno dei families. Boom, perfetto ragazzi. Andiamo così. Vai, vai. Vai, non mollare Franklin, non mollare. Oddio, 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 ragazzi. Perfetto, siamo al sesto round. Manteniamo la calma. Vai, ta, ta. Vai, distruggilo, distruggilo, distruggilo. Distruggilo, grandissimo Franklin. Oh mio Dio, ragazzi, questo ci manda all'ospedale. Stiamo attenti. Stiamo comunque racimolando un bel po' di soldi. Ok. Destro, sinistro. Vai così, vai così. Abbattilo. Perfetto, ragazzi, siamo al settimo round. Abbiamo questa signora che ci vuole provare. Cosa vuoi fare? Ok. Perfetto. Mi dispiace, signora, ma devo vincere io. Mi dispiace. Vai Franklin, grandissimo. Ne abbiamo due. Oddio. Vai. Destro, sinistro. Vai, destro, sinistro. Grandissimo, grandissimo. Vai, scansati. Vai, vieni, vieni. Fatti sotto. Destro, sinistro. Ta, ta. Oh, 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 oh. Ok. Salve signora, mi dispiace picchiarla. Dai, è meglio che se ne vada. Mi faccia vincere questo round, che è meglio. Vabbè. Dai ragazzi. Dai. Ok, oddio, 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 oddio. Perfetto. Siamo già a $5,155, ragazzi, facendo questi incontri. Ok, perfetto. No, 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 no. Non posso morire, non posso. È l'ultimo round. È l'ultimo round. Vai, vai. Vai, vai. Ok ragazzi, perfetto, siamo arrivati a 10 round. Devo solo battere questo. E ce l'abbiamo fatta ovviamente. Possiamo scontrarci contro Mike Tyson. Vai, 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 vai. No, 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 no. Bu, 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 bu. Ok ragazzi, oddio, con le mazze no ragazzi. No, 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 no. Io dovevo fare 10 round, non me ne frega proprio. Ok ragazzi, eccoci qua, ci siamo ripresi. Ho la vita al massimo. Qua c'è Mike Tyson, è pronto a sfidarci. Noi siamo pronti ragazzi. Non so come finirà, però dobbiamo. Ci servono i $10,000 e in più ci servono anche i 4.000 che abbiamo guadagnato dentro. Perché sapete come funziona? Io adesso l'ho scoperto. Loro cosa hanno detto? Allora, tu arrivi a 10 round, tutti i soldi che hai fatto, ok, te li daremo dopo, solo se batti Mike Tyson. Quindi se noi battiamo Mike Tyson, ci danno i 10.000 della vincita di Mike più i 5.000 che noi abbiamo guadagnato all'interno. Quindi se noi arrivavamo a 9 round, i soldi diventavano già nostri. Ma noi siamo andati fino in fondo per andare fino a Mike Tyson. Quindi ragazzi, eccoci qua. Ok ragazzi, io quindi ci provo. Vieni qua, vieni. Combatti, combatti Mike Tyson. Io non ho paura di te, Mike Tyson. Mi servono i $10,000, hai capito? Mi servono i $10,000, Mike Tyson. Fatti sotto. Fatti sotto, Mike Tyson. Vai ragazzi, vai che lo possiamo distruggere, vai. Vieni, vieni. Che c'è? Vai, vai. Ok. Bam, bam. Vai ragazzi, se continuiamo così ci prendiamo tutto, perché vedete Mike Tyson è un tipo resistente, non lo mandi giù con un colpo a questo. Ha reagito ragazzi.
Ha reagito, stiamo attenti. Ok. Vai Franklin, vai, non mollare, vai Franklin, non mollare. Non lasciarlo respirare, ok? Grandissimo. Vai Franklin. Vai Franklin, vai, attento. Ok. Vai, andiamoci giù pesanti, ragazzi. Andiamoci giù pesanti, vai così. Vieni. Oh no. Quando muore, ragazzi, quanto sta resistendo questo. Vai Franklin, ragazzi, siamo veramente a pezzi tutti e due. Vai, ok. Siamo veramente a pezzi tutti e due, ma ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Se non molliamo, ce la possiamo fare. Vieni Mike Tyson, vieni, che mi prendo questi $10,000, ok? Me li prendo io questi $10,000. Ok, indietreggiamo, ragazzi. Ok. Vieni. Grandissimo Franklin, vai, che diventa nostro, vai, che manca veramente poco, ragazzi. Me lo sento, manca davvero poco. Vai così, che diventa nostro, ragazzi. Vai così. Dai, non mollare Franklin, vai. Ok. Vai, ragazzi, vai che ce la possiamo fare. Vieni, vai. Olle. Vai. Vai Franklin. Vai. Dai che sta mollando. Oddio, sì. Oddio, scusate. No. Ok. Ha mollato, ragazzi. Mike Tyson battuto. Andiamoci a prendere $10,000. Ok, perfetto, ragazzi. Abbiamo $17,500. Ce ne possiamo andare da qui. Voglio subito chiamare il pusher, ok? Ci facciamo portare un po' di coca, visto che abbiamo un po' di soldi. Ok, vediamo un po'. Lo chiamerò subito. Allora, vediamo un po' dove viene. Ah, ok, da queste parti, ok. Allora, ho i soldi, Allora, ragazzi, a questo punto ci prendiamo 2 di cocaina, $10,000, vai così, presi. E con questi 7500 possiamo prenderci, ma prendiamo 2 di crack, perché comunque non voglio spendere tutti i soldi, ok? Vediamo quanti ne abbiamo. Ragazzi, abbiamo 56 grammi di crack e 56 grammi di cocaina, madonna mia. Ok, diciamo che va bene così. Ok, vediamo un attimo una prima vendita come può andare, ragazzi, di coca. Dealing, diciamo che stiamo vendendo crack e cocaina, vai. Vediamo un po' che succede, vediamo se ci fanno fare qualche consegna, visto che abbiamo tutti questi grammi. Ok, questo qua vuole 5 grammi di crack. Ok, vediamo quanti soldi, ragazzi. Ok, $800. E qua sicuramente accetto questa proposta. No, non me l'hanno fatta accettare. No, ok, comunque cerchiamo ancora di vendere, perché c'era stata una proposta, ragazzi, di 12,000. Guarda questo! Scende dal camion, ragazzi. Intanto accetto un attimo questo. 34 grammi di cocaina, $10,000, ragazzi. Vendiamo pure a questo 7 grammi. Veloce. Ok, perfetto, ragazzi. Siamo già a 4300. Andiamo a fare questa consegna velocemente. Ok. È lì, ok. Vieni. Sbrigati. Non c'è tempo da perdere. Vediamo quanto ci dà. Ok. 34 grammi di cocaina. Ok. $10,000, ragazzi. Oddio, vediamo questo. 7 grammi di cocaina li abbiamo.
Ok. Perfetto, siamo rimasti con 44 grammi di crack e 15 grammi di cocaina. Abbiamo già 16.300 dollari, ragazzi. Ne sta pure già arrivando un altro, mi sa. Vediamo un po'. Ah, ok, arriva anche questa. Vediamo cosa vuole comprarsi. Ok, facciamoci pure questa consegna di crack. Questa qui cosa vuole? 7 grammi di crack, ok. Dai, veloce che mi devo andare, c'è da fare una consegna. Ok, perfetto ragazzi, andiamo a fare questa consegna. A 1,92 km. Bomba ragazzi, avete visto in quanto abbiamo fatto i soldi? Ma sono ancora pochi. Guarda questo quanto è lontano. Però mi ha comprato un sacco di grammi, quindi va bene. Ok. Di cocaina abbiamo 15 grammi, direi che ci possiamo fermare con le vendite. Ma questo dove sta, sull'autostrada? Andiamo a tagliare. No, dovevo scendere, mannaggia. Ok. Beh, così. Ma dove sta questo? Guardalo. Vieni, sali velocemente, Ok. Allora, 29 grammi di crack, tieni, li ho. Boom, 4.200 dollari, ragazzi. Vediamo, sta arrivando qualcun altro? No, vabbè, è un pazzo questo. Non lo farei più questo, eh. Non le fate più queste cose che mi fate scoprire. Anzi, no, sapete che vi dico? A voi non ve la vendo. No, ragazzi, perché qua bisogna fare le cose serie. Non è che si fermano in autostrada e vogliono comprare. No, io non lavoro così. Cioè, io lavoro molto discreto, nascosto. Non mi metto a fare queste cose, quindi no, me ne vado. Cavoli loro, non gli vendo niente. No, io non vendo più niente. È finito. Mi dispiace. È finito, non c'ho più niente. Pure qua mi vengono a rompere. Ok, perfetto ragazzi, noi ci possiamo salutare qua. Ci sentiamo al prossimo episodio. Cerchiamo comunque di arrivare a 1.000.000. Ci compriamo una bella casa, sicuramente. E dai ragazzi, con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.